Una dimensione multifattoriale, una parola molto pomposa che però ci aiuta a capire come spesso nella selezione degli ETF, dei fondi di investimento, se si ha un approccio basato su un indicatore che ci permette di vedere cose che magari guardando semplicemente il drawdown o guardando la volatilità o guardando la performance non si vedono. Abbiamo un vantaggio, cioè se io vedo cose che gli altri non vedono, c'è il caso che possa avere un vantaggio. Da qui l'esigenza di avere spesso degli indicatori che racchiudono altri indicatori, oppure di mettere in relazione quello che è il rischio, quindi il drawdown, la volatilità, quello che volete voi, sortino, la fantasia può spaziare liberamente, con il rendimento, quindi con la performance. Ma all'interno di un'ottica multifattoriale, quindi diciamo andare ad esempio a studiare quella che è la scadenza, quindi mettere in relazione il rischio col rendimento di un portafoglio nei confronti del suo benchmark, ma di inserirlo in un'ottica tridimensionale, quindi tenere conto anche della scadenza. Allora, nella lezione di ieri del modulo di ETF, fondo investimento, abbiamo visto come c'è la possibilità di utilizzare nell'asse delle ascisse la deviazione standard, nell'asse delle ordinate la performance, ma andare a collocarle all'interno di un'ottica temporale. Voi vedete che a seconda di questi pallini andiamo da 3 mesi a 36 mesi. Quindi noi, se abbiamo il portafoglio azzurro e il benchmark lilla, possiamo sostanzialmente andare a dire, bene, prendiamo i 3 mesi. In 3 mesi il nostro portafoglio ha battuto il benchmark, perché il benchmark ha una deviazione standard del 12 e un rendimento poco superiore allo zero, come esattamente ha il nostro portafoglio. Quindi sostanzialmente questo è da preferire a questo. Quando si fanno questi giochini dobbiamo sempre tenere conto che noi ripartiamo dal nostro piano cartesiano in quattro, questo è il nostro lato, il nostro un quadrante più sexy. Perché? Perché sostanzialmente quello dove abbiamo una performance più elevata e una deviazione standard più piccola. Quindi diciamo questo è un aspetto che è importante, quindi questo è meglio di questo. Questo, quindi 6 mesi è meglio di questo, perché questo ovviamente è una deviazione standard superiore e questo ha addirittura un rendimento superiore, perché questo è solo il meno 2 e questo è addirittura il meno 4. Poi se andiamo a 12 mesi, ovviamente, lo batte in maniera, spassionata, perché, ovviamente basta guardare i nostri quadranti, no? Questo è il quadrante migliore. E questo è il quadrante peggiore, quindi 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi sono il quadrante peggiore. Quando poi noi andiamo a vedere il 24 e il 36, noi li abbiamo qua che sono superiori, no? Quindi è evidente che il nostro portafoglio ha battuto il benchmark per ogni scadenza temporale. Questo è molto importante, assolutamente essenziale e ci dà una prospettiva diversa che il semplice deviazione standard performance come sul sito di Morningstar. Questo è uno dei grandi vantaggi del corso Riuscire in Borsa, a vedere cose che mediamente gli altri non vedono e fare delle decisioni che siano ragionevoli in base a delle premesse che a loro volta siano scientificamente provate. Il modulo ETF Fondi sta per raggiungere il suo compimento. Ci sarà una bellissima lezione di Gabriele Turissini alla fine di ottobre e per novembre partirà invece il modulo per la selezione delle obbligazioni, che è un argomento che oggi, come oggi, va per la maggiore. Tutti sono interessati alle obbligazioni perché i rendimenti tornano interessanti e sicuramente si annuncia una stagione tra le più clamorosamente attraenti per quelli che sono i cosiddetti obbligazionisti. Quindi se siete obbligazionisti, novembre è il mese delle obbligazioni e il mese del modulo delle obbligazioni su riuscireinborsa.it. Se volete saperne di più, ovviamente qui sotto ci sono i link, guardate i micro videocorsi che ci sono che vi spiegano su cosa noi puntiamo l'attenzione all'interno del nostro corso Riuscire in Borsa. A presto.